Complimenti per aver acquistato un prodotto Best Way di alta qualità. Nei prossimi minuti verrà mostrato come seguire il montaggio e la manutenzione della nuova piscina. Questo video accompagna il manuale in formato cartaceo, ma non lo sostituisce. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle istruzioni di sicurezza riportate nel manuale e contattate il rivenditore locale di piscine per informazioni sul trattamento dell'acqua. La fase più importante per il montaggio della piscina consiste nell'individuare la posizione più adatta, rimuovere eventuali rifiuti o oggetti appuntiti presenti sulla superficie, fare riferimento al manuale in formato cartaceo per verificare la presenza di tutte le parti nella confezione. Attenzione, Best Way vende diverse varianti di prodotto, pertanto non tutti i componenti mostrati in questo video sono adatti al prodotto acquistato. Verificare sulla confezione quali accessori sono inclusi con la piscina acquistata. Se la piscina è dotata di un tappeto, stenderlo sulla superficie individuata. La posizione deve essere scelta lasciando attorno alla piscina spazio a sufficienza per consentire alle persone di muoversi. Si può iniziare posizionando le linguette di ancoraggio a terra, in prossimità di dove verrà montata la piscina. Attenzione! Il numero delle linguette di ancoraggio richieste per la vostra piscina dipende dalla dimensione della piscina che avete acquistato. Stendere la piscina assicurandosi di averla posizionata in corrispondenza del tappeto. Verificare che le valvole di entrata e uscita siano posizionate correttamente per la pompa a filtro e che nelle vicinanze sia presente una presa con interruttore differenziale salvavita. Sì anche che il dispositivo di tenuta della valvola di scolo sia fissato correttamente. Per evitare la fuoriuscita di acqua durante il riempimento della piscina, inserire i tappi nelle valvole di entrata e uscita. Di seguito verrà montata la struttura superiore. Fare scorrere le barre superiori dei manicotti della piscina. Collegare le barre con i raccordi a T. Agli angoli, collegare le barre con i raccordi a Y. Assicurarsi che i fori preesistenti siano allineati. Inserire le barre superiori nei connettori. Fare scorrere le barre superiori le une con le altre ed assicurarsi che siano completamente in posizione. Agli angoli inserire le barre superiori negli appositi angolari. Inserire ora i perni di collegamento per garantire il bloccaggio delle barre superiori. Sul lato corto della piscina, posizionare i sostegni verticali nei connettori delle linguette di ancoraggio. Congiungere le parti d'appoggio ed inserirle nei connettori. A questo punto, inserire i sostegni verticali nella parte inferiore degli angolari. Nel lato lungo della piscina, inserire sia i sostegni verticali che i sostegni verticali Y nelle guarnizioni delle linguette di ancoraggio. Congiungere le parti d'appoggio dei sostegni verticali ed inserirle nei connettori. Per piscine con sostegni verticali Y, connettere i supporti laterali con i sostegni verticali Y. Assicurarsi che le linguette a molla scattino e fissino in posizione le parti d'appoggio. Dopo aver riempito la piscina con qualche centimetro d'acqua, eliminare tutte le pieghe presenti sulla superficie, partendo dal centro verso le pareti della piscina. Questa operazione è importante per garantire il corretto posizionamento e la lunga durata della piscina. Tutto è molto semplice. Basta riempire la piscina all'80% della sua capacità per giocare in acqua e godersi appieno le divertenti giornate estive. Se è stata acquistata una piscina comprensiva di accessori e pompa a filtro Best Way, passare alla sezione successiva. Suggerimento per i clienti che non dispongono di una pompa a filtro. Poiché l'acqua della piscina deve essere mantenuta, è consigliabile acquistare una pompa a filtro Flow Clear Best Way per garantire la pulizia dell'acqua e la durata della piscina. Le informazioni seguenti si riferiscono all'installazione di pompe a filtro da 1,1, 1,9 e 3,8 metri cubi. Come prima cosa, verificare che la cartuccia del filtro sia centrata all'interno della pompa. Prima di chiudere la pompa, controllare che la guarnizione del tappo del filtro sia in posizione. Collegare i tubi flessibili al filtro e stringere la fascetta stringitubo.
collegare ora i tubi alla piscina, assicurarsi che sui tubi flessibili della pompa a filtro e della piscina la lettera A corrisponda alla lettera A e la lettera B alla lettera B. Dall'interno della piscina rimuovere i tappi. Questo consente all'acqua di entrare nella pompa a filtro. Conservare i tappi per la manutenzione della piscina e della pompa. Posizionare lo schermo protettivo per i rifiuti nelle valvole di entrata e uscita della piscina. Con i tubi flessibili e lo schermo protettivo per i rifiuti in posizione, stringere le fascette stringitubo. Infine, svitare la valvola di spurgo dell'aria e lasciare fuoriuscire l'aria residua dal sistema. La pompa è ora pronta all'uso. È sufficiente collegarla a un interruttore differenziale salvavita. Avvertenze. Non azionare mai la pompa a filtro quando la piscina è in uso. È consigliabile eseguire la pulizia e la manutenzione della pompa a filtro ogni 2 settimane. Per prima cosa, scollegare la pompa a filtro. Sostituire ora lo schermo protettivo per i rifiuti con i tappi, per impedire all'acqua di scorrere nella pompa a filtro. Rimuovere la cartuccia del filtro e risciacquarla. È consigliabile sostituire le cartucce del filtro ogni 2 settimane. Contattare il rivenditore locale per i filtri sostitutivi Best Way. Sostituire la cartuccia del filtro assicurandosi che sia centrata e verificando che la guarnizione del tappo del filtro sia in posizione. A questo punto, chiudere la pompa a filtro. Sostituire ora i tappi con lo schermo protettivo per i rifiuti, in modo da consentire all'acqua di scorrere nella pompa a filtro. Infine, svitare la valvola di spurgo dell'aria per lasciare fuoriuscire l'aria residua dal sistema. Pulizia e manutenzione della piscina. Alcune piscine Best Way sono dotate di teli copripiscina. È fondamentale coprire la piscina quando non viene utilizzata in modo da mantenere l'acqua pulita. Per prosciugare la piscina, svuotare la copertura della valvola di scolo. Posizionare l'estremità della canna in un'area di scolo. Collegare la canna da giardino all'adattatore. Avvitare l'adattatore nella valvola. In questo modo la valvola si apre e rilascia acqua. Se è necessario applicare del materiale di riparazione, asciugare la zona da riparare. Staccare il foglio protettivo e posizionare il materiale sull'area danneggiata. Lasciare aderire perfettamente, rimuovendo eventuali bolle d'aria. Al termine della stagione è importante pulire e asciugare completamente la piscina, la pompa e tutte le altre parti, prima di riporle per un lungo periodo. È consigliabile aspirare tutta l'acqua per asciugare interamente la pompa a filtro e i tubi flessibili. Per aumentare ulteriormente la durata della guarnizione del tappo del filtro, ricoprire il dispositivo di tenuta con del petrolato. Conservare la piscina e gli altri componenti in un luogo caldo e asciutto. Questi semplici passaggi garantiscono la lunga durata della piscina Best Way acquistata. Per informazioni sui prodotti Best Way, visitate il sito internet all'indirizzo www.bestway-service.com o chiamare il numero verde della propria zona. Grazie per l'attenzione.